Oggi dipingiamo con la gouache. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un video dedicato alla gouache. Dipingeremo infatti con la gouache homemade che ho preparato qualche video fa insieme a voi. Vediamo come funziona, se vengono fuori dei bei dipinti dal finish vellutato, se opacizza bene e se soprattutto è stabile. E allora, prima di spostarci di là, però, clicca su iscriviti e pigia il tasto della campanella per non perderti i futuri video. E adesso siamo pronti per spostarci di là e andare a vedere la gouache come funzionerà. Oggi dipingiamo con la gouache homemade. Ho preparato un foglio di carta per acquerello, è la watercolor artistico 100% cotone. Come prima cosa preparo un fondo tutto di un unico colore. Ricordo che la particolarità della gouache è proprio la sua coloritura piatta, quindi non cercate di dipingere in maniera movimentata con la gouache perché non è il suo ambito di applicazione. E faccio asciugare. Guardate come cambia tono la gouache una volta asciutta. Si intensifica e diventa quasi vellutata. Una volta asciutta possiamo cominciare a delineare quello che sarà l'andamento del nostro dipinto. Io andrò per sovrapposizioni perché la gouache permette proprio che i segni possano essere sovrapposti gli uni agli altri e possano essere anche definiti meglio una volta che si sono asciugati, cioè do una prima impostazione giusto l'orma e poi andrò a particolareggiare in un secondo momento con il ripassare del colore per intensificarlo. Creo una fitta trama di vegetazione usando diverse cromie e diverse forme, in modo da riempire e confondere l'occhio allo stesso momento. Per variare, uso proprio la forma del pennello per sintetizzare le differenti foglie. Adesso inizio a fare i fiorellini con differenti cromie. Naturalmente uso un pennello da precisione perché è tutto molto piccolo e cerco di riempire armonicamente tutti gli spazi che secondo me sono troppo vuoti. Vario la tipologia di fiorellino per dare movimento al disegno. In questa fase, per far emergere il colore, utilizzo colori pastellati, cioè sporcati con il bianco, perché sporcando il colore con il bianco la gouache prende una carica cromatica davvero importante. Guardate questi fiori come si stagliano, guardate questi fiori come si stagliano rispetto al fondo verde, è come se emergessero. Differenzio anche la grandezza dei fiori, ne farò alcuni più piccoli, altri più grandi, alcuni a pennellata, altri puntiformi, proprio per dare movimento a tutta la composizione.
Adesso rinfranco le foglie che devono venire fuori dalla composizione per occupare lo sfondo e intensifico anche la carica tonale dei fiori, immettendo qualche fiore dal colore più vivido, rosso, arancione. Guardate che bella la composizione da lontano una volta che vengono ad intensificarsi i toni. Armonizzo con dei ciuffetti di fogliame che escano dal mazzo. Qualche altro tocco di riempimento. Il gioco è fatto. Ecco qui, lasciamolo asciugare completamente. E allora, che ne dite della nostra gouache homemade? Funziona bene? Secondo me sì. Mi raccomando, lasciate un pollice in su se il video vi è piaciuto. Ci rivediamo dopo le foto. Voilà, guardate che bella, sono passati tanti giorni da quando l'ho fatta, questa miniatura delicata delicata è ancora perfetta, stabile, con questo finish vellutato, ma nello stesso tempo con questi colori che seppur nella loro essenza delicata risultano essere vividi e molto molto presenti. Vi ho fatto vedere una composizione così molto libera e estemporanea per testare questi colori anche con soggetti molto piccoli. La gouache si presta molto ai soggetti grandi, ma se non è una buona gouache è difficilissimo lavorarla in piccoli soggettini. Invece questa, come vedete, ce l'ha fatta perfettamente. Quindi createvi la vostra gouache da soli seguendo la ricetta di Arte per te, vi lascio il link qui giù in info box e buon dipingere a tutti con qualunque tecnica voi vogliate. In info box vi lascio anche la playlist di come creare molte tipologie di colori da soli in maniera autonoma per andare a spiluccare e cercare la tecnica che più si adatta alla vostra creatività. Bene, non mi rimane che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video. Da Ombretta e da Arte per te è tutto. Alla prossima volta. Ciao!